Radio Parma 102-104. Radio Parma. La radio siamo noi. Tanto per introdurci all'appuntamento di questa mattina in diretta con Luca Bonaffini, una canzone che lo riguarda senza ombra di dubbio. Entriamo poco alla volta, grazie a questa Eppure Sofia di Pierangelo Bertoli, all'interno del nostro incontro in diretta questa mattina fra pochissimi minuti. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie da sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli. Crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Allora, eccoci qua, questa mattina abbiamo messo la versione originale di Pierangelo Bertoli, era un piccolo omaggio a lui, come del resto la sua vita artistica è un omaggio, una collaborazione a Pierangelo. È un piacere averlo in studio questa mattina in diretta. Luca Bonaffini, buongiorno. Buongiorno caro. Allora, io ho parlato di Pierangelo perché Pierangelo è la persona per la quale comunque tu hai costruito tante cose, tante canzoni, tante collaborazioni, e la tua vita artistica continua a vivere grazie anche a questo che è diventato per te, come dicevi prima, un ricordo, giusto? Non un commiato, non delle cose strane, ma un ricordo a Pierangelo Bertoli. Innanzitutto spieghiamo chi è precisamente Luca Bonaffini al nostro pubblico, perché certe cose si sanno da dette ai lavori, no? Ma sì, in realtà sì, è vero, è vero. Quando tu prendi una canzone, ascolti una canzone, dai tutto per scontato che sia di quell'artista. In realtà c'è chi ha fatto i testi, le musiche, eccetera eccetera. Ancora molti pensano che Battisti abbia fatto queste parole, dicono ma pensa che belle cose, che poeta che era. No, Battisti non ha fatto le parole, è stato Mogò, cambia molto, no? Ma subito d'impatto invece c'è questo tipo di rapporto. E tu, Luca, che cosa hai fatto in questo periodo straordinario che hai vissuto con Pierangelo? Ma ci sono stati tantissimi ruoli e devo dire tutti di grande impegno e di grande prestigio, soprattutto di grande paura iniziale, perché la capacità di Pierangelo di metterti alla prova per farti crescere era proprio la sua impronta caratteriale, per cui inizialmente io frequentavo casa sua proprio in veste di allievo, in veste di osservatore, e poi piano piano ho cominciato a interagire con qualche canzoncina, finché un bel giorno incredibile nella casa che lui prendeva in affitto durante l'estate per essere più vicino all'autostrada del sole, quindi era Cervia, mi propose una cosa da fiction, no? Quelle cose che vedi nelle fiction che dici ma forse romanzate, e invece fu proprio così. Mi disse:
Luca, perché non facciamo il mio prossimo album a quattro mani insieme? Che è una di quelle cose che quando succede ai piccini, nel senso migliore del termine, ai piccoli, no? A quelli che devono crescere, è una grande opportunità, prima di tutto artistica e poi anche di visibilità professionale. La grande sorpresa fu che da quelle che erano poche migliaia di copie a cui era praticamente ridotto il mercato di quel periodo riguardo Pierangelo Bertoli, perché l'attenzione della casa discografica non solo su di lui ma su tanti artisti era calata, cambiando casa discografica, passò in Ricordi, vi fu anche una grande visibilità promozionale, mediatica. Quindi ci fu una canzone, particolarmente Chiama Piano, che ebbe un grande impatto sul pubblico, insomma, ecco, anche perché Pierangelo aveva questa capacità di condividere insieme agli altri. Vediamo ad esempio Pescatore con Fiorella Mannoia, poi successivamente Questa azienda spunta la luna dal monte, dove la canzone non era soltanto un bene suo, una cosa sua, ma era una cosa anche da condividere. E questa condivisione, che accadde prima nel nostro laboratorio creativo per creare quest'album che si intitola Voracoli, diventò anche condivisione, poi prima con Concato e poi con Questa azienda, eccetera, eccetera. Insomma, lui ha sempre condiviso. Ecco, diciamo che con Chiama Piano poi la collaborazione con Concato si è fatta molto stretta, no? Era proprio una canzone che ha interpretato lo stesso Concato, quindi... Sì, certo. Ecco, certo. E lo sguardo che aveva verso queste formazioni, gruppi che si occupavano più di musica, vabbè, la chiameremmo forse in un modo sbagliato musica etnica, comunque che arrivavano da una terra e della propria terra cantavano, tipo Questa azienda, Andrea, e ricordiamo anche Andrea, e gli altri sardi, giusto? Sì, l'attenzione che lui aveva era sempre grandissima, perché lui amava la musica delle radici, amava la musica popolare, particolarmente la sua, ovviamente della sua terra, ricordiamo Sassuolo, quindi l'Emilia, e però tutta quella che era la musica appartenente non tanto al folklore in quanto come ultimo messaggio, no, di superficie, ma quella che era anche la musica della sofferenza delle radici, perché comunque ricordiamoci che crescere significa, tra virgolette, anche soffrire, no? La sofferenza della crescita, come cresce un albero, come cresce un bambino, come cresce qualunque altra cosa, come cresce un progetto. E quindi lui raccontava, ad esempio, questo Unudillu, che è raccontato in Spunta la luna dal monte, no? È questa sorta di ballo, di canto, di rituale quasi com'è che si può dire, quasi un esorcismo, no? Contro il male, contro la scalogna, contro anche il potere. E lui la racconta così, quasi scherzando, in Spunta la luna dal monte. Poi alla fine, per scherzando si intende dire con leggerezza, quindi lui aveva questa capacità di dire delle cose molto grosse, a volte anche con leggerezza, attraverso note leggere. Luca, a proposito di questo titolo, c'è La notte in cui spuntò la luna dal monte, sì? Edito da Presentarsi, giusto? Sì. Che è un tuo ricordo del 2013, giusto? Sì, già il titolo è molto breve, mi sembra un titolo di un film della Vermeuler, La notte in cui spuntò la luna dal monte, poi anche la casa editrice Presentarsi, cioè una cosa, vabbè, praticamente se uno lo vuole cercare, praticamente se lo deve proprio andare a cercare. Vabbè, io racconto questo aneddoto straordinario in cui ho avuto, oltre che questo primo momento da fiction, questa seconda parte è sempre da fiction, cioè proprio da favola, in cui ho visto una canzone nascere in una notte, il 6 gennaio 1991, una canzone completamente in sardo, diventare parzialmente in italiano grazie alla sua penna, alla sua mano, con la mia complicità, nel senso che io ero lì tutta la notte. E questa grande canzone, poi grazie a Massimo Luca, a Lucio Fabri, a tutti quelli che ci lavorarono intorno, soprattutto a Pierangelo e a Questa azienda, diventò quella canzone che poi spopolò e che rubò a Sanremo l'applauso più lungo della sua storia. Certo. Spunta la luna dal monte. Spunta la luna dal monte. Ascolta Luca, adesso vorrei ascoltare una canzone che è inserita in questo
tuo album, si chiama Sette volte Bertoli ricordando Pierangelo, e ascolteremo due canzoni. Una, la prima è Maddalena, sì. E poi, visto che abbiamo ascoltato Eppure Soffia da parte di Pierangelo, vorrei portare al GR dall'Italia e dal mondo con la canzone Eppure Soffia invece la tua versione. Va bene, che non è, tra l'altro, scopriremo una avremo una sorpresa, perché non sarà solo mia, cioè nel senso è condivisa anch'essa. È condivisa, diciamo, che da chi, perché poi non avremo modo di rientrare per spiegarlo. Certo, allora c'è Alberto Bertoli, che insomma non ha bisogno, esatto, non ha bisogno di spiegazioni, insomma, perché si sa chi è. E l'altro è Flavio Aurelio, che è un vecchio amico, un comico che non è solo un comico, però è anche un bravissimo cantautore, e insieme abbiamo deciso di fare questa versione. Ecco, questa Maddalena, vuoi dire qualcosa rispetto alla versione? Sì, una cosa di una semplicità estrema. Lui, in tempi ancora lontani, trattò questo difficile tema, che è quella della ordinaria omosessualità, ma purtroppo della, come sempre, emarginata diversità, ecco, e lui lo trattò con grande forza. Perfetto, Luca Bonaffini, Maddalena, poi a seguire Pure Soffia. Ci ritroviamo con Luca subito dopo il GR dall'Italia e dal mondo alle 10.30. Maddalena sopra i viali, quando è buia la città, con la barba ben nascosta e una gonna di taftà. Maddalena si trascina tra i profumi di Chanel, protettori e delinquenti, e le stanze di un motel. Maddalena è un bastimento che non porta marinai, è un assurdo calendario dove il sole non c'è mai. Maddalena può fermarsi percorrendo la sua via tra lo scherno della gente per un po' di compagnia. Maddalena riformato non è un uomo che ha metà, definito rifiutato per sessuale ambiguità. Maddalena fuori posto, ai normali non ci sta, è una specie di contorno, paradisi non ne ha.